Buonasera amici e benvenuti in questa nuova puntata del Salottino Blues. Questa sera è l'ultimo lunedì del mese e come voi ormai sapete e ci seguite è Ticket to Ride. Una sera, e questo è inventato tutto, un format inventato tutto dal mio caro socio e ormai grande amico Massimiliano, che saluto vivamente. E questa sera con noi sul treno blues abbiamo una grande scrittrice, Alessandra Pennetta. Ciao. Buonasera Alessandra. A tutti, ciao. Allora Alessandra, benvenuta innanzitutto qui al Salottino Blues e sul treno blues, a Ticket to Ride. Massimiliano ha deciso di dedicarti il biglietto del viaggio. È stato un graditissimo invito. Lui è una grande persona, poi è un lungimirante, vede molto lontano, mi ha parlato molto di te e quindi abbiamo deciso appunto di farti salire sul treno e sul format Ticket to Ride. Ora veniamo però a parlare di te, scrittrice. Ho visto che io ho avuto modo, grazie a te, che mi hai omaggiato dei tuoi libri, sono meravigliosi. Il primo stupendo, Imeros, di poesie, mi è piaciuto tantissimo, veramente tanto. Riconoscimenti ne ho visti tanti. Allora, io so che tu hai frequentato chiaramente l'università Lettere e hai iniziato però poi a scrivere verso la fine del 2017, giusto? Sì, in maniera del tutto improvvisa, anche casuale se vogliamo. Sebbene io penso che la scrittura in realtà fosse già qualcosa che mi apparteneva, però in maniera inconsapevole e quindi in maniera incoltivata. Poi verso la fine del 2017 non è successo un episodio particolare o un qualcosa a cui il tutto sia riconducibile. Ho semplicemente iniziato a leggere e a scrivere perché sentivo che quella era una cosa che mi apparteneva. Cioè, se io dovessi definirmi, direi che io sono la scrittura, e meglio ancora sono la poesia, perché dire letteratura, scrittura, è un concetto molto ampio. Io non amo molto la prosa, ma non la amo perché non la sento mia, quindi non sono abituata a scrivere in prosa. E, la poesia invece sì. Per me la poesia è tutto, io comunico con quella. Bene, infatti Imeros è appunto un bellissimo libro di poesie, poesie che, tra virgolette, erotiche, ma non volgari. Cioè, no, la volgarità non mi appartiene. E tra l'altro il concetto di erotico non va assolutamente confuso con il concetto di pornografico, sono due cose assolutamente distinte. Erotico perché viene da Eros, che era un dio, ma Eros non era soltanto un dio, perché ha dato l'imprinting a tutti quelli che sono i nostri sentimenti in amore. Ha dato l'imprinting al desiderio, a come desideriamo, quindi erotiche in quel senso. Ed è questo un tema al quale sono particolarmente legata, non riesco a parlare di altre cose, non al momento, quindi posso dire che mi sto specializzando perché il secondo libro è la continuazione ideale del primo, però abbiamo già fatto un passo in avanti, perché mentre il primo, come dicevi, è fatto esclusivamente di poesie, il secondo è suddiviso in due parti. C'è la prima parte di poesie e una seconda parte che è costituita da un breve saggio, sempre però in tema, costruito a partire dall'analisi di alcuni autori, supportato principalmente da una scrittrice americana molto importante, Anne Carson, che sul desiderio ha scritto un libro molto semplice che possono leggere tutti
e che si intitola Eros, dolce amaro. Ed è un argomento vastissimo, vastissimo sia dal punto di vista temporale, perché noi possiamo partire tranquillamente dai lirici greci, quindi da qualche secolo avanti Cristo, fino ai giorni nostri. Di autori ce ne sono tantissimi, ognuno si esprime secondo il proprio stile, poi dobbiamo considerare anche le epoche in cui scrivevano, per cui qualcosa che inizialmente era accettabile e oggi non lo è, o viceversa, perché il pudore, il concetto di pudore nei secoli cambia. E al tempo dell'antica Grecia e dell'antica Roma erano molto più larghi di vedute rispetto a noi, per cui alcuni fenomeni dell'epoca noi oggi li consideriamo sbagliati, ma per l'epoca erano normalissimi. Però qui entreremo in un campo molto più impegnativo. Appunto il tuo secondo libro mi è piaciuto appunto questa cosa molto bella di dividerlo, cioè una parte appunto in poesie molto belle per lo più, quasi da sfruttare per scriverci delle canzoni, no? queste poesie qua. Si avvicinano alcune molto al blues, e l'altra parte invece, appunto, come dicevi, molto più tecnica, no? Mi spiegava appunto De Luca, Neruda, insomma, molto bello. Mi è piaciuto molto questo modo di suddividere un libro in due parti. Per chi è appassionato di queste cose, secondo me è la ciliegina sulla torta. I tuoi premi vedo che sono sia a livello nazionale, ma ne ho visti tantissimi a livello internazionale. Ho visto che ho letto appunto che hai vinto la penna, no, a livello internazionale per una poesia che a me, stranamente, non ero ancora arrivato a leggere il pezzettino dove tu avevi vinto i vari riconoscimenti, i tuoi premi riconoscimenti, e Apri la porta è stata una di quelle dove a me è piaciuto tantissimo questa poesia, e poi vado a leggere, vado a scoprire che questa è una di quelle poesie che ha vinto un riconoscimento internazionale. Diciamo che si avvicina veramente tanto, come dicevo prima, alla musica, perché appunto in Apri la porta io allora, quando leggo i libri, solitamente il 99% delle volte in cuffia ho sempre della musica. Mi piace avere sottofondo della musica quando io leggo. E così ho fatto con il tuo libro, con il tuo primo libro, Imeros. Quando sono arrivato, Apri la porta, avevo sotto un pezzo di B.B. King che suonava lì e leggevo questa poesia e dicevo, ma guarda come si associa alla musica questa poesia. Parlando di musica, il tuo genere musicale preferito? Io non ho un genere preferito nel vero senso della parola, spazio da un genere all'altro, però, perché più che altro mi interessa la singola canzone. Se la singola canzone mi piace, l'ascolto volentieri. Devo però confessare che non amo ascoltare la musica italiana, preferisco ascoltare la musica straniera. Poi, se proprio devo dirla ancora, la maggior parte dei pezzi che ascolto sono di gruppi del Nord Europa, dalla Germania in su, e sono effettivamente gruppi che non fanno musica leggera, ad esempio Rammstein, per fare un nome qualsiasi, altri gruppi tedeschi. Io il tedesco non lo conosco assolutamente, ma non ha nessuna importanza, perché quando ascolto la loro musica
mi carica, ma ci sono anche gruppi provenienti dalla Norvegia o dalla Finlandia e che qui in Italia effettivamente non hanno campo, non sono molto conosciuti. Gli unici forse che hanno più notorietà sono i Rammstein. Però a parte questo non ho un genere preferito. Per dirti, ascolto anche la musica lirica. In questo c'è lo zampino di mio padre, che ha imparato ad ascoltarla da mio nonno, e forse i giovani dovrebbero ascoltarla, la musica lirica. Può sembrare noiosa, però io che sono affezionata alla scrittura, trovo che i libretti d'opera, soprattutto di certe opere, siano bellissimi. Se certo. Entriamo nel campo della scrittura per la musica, allora ovviamente i libretti d'opera avevano una struttura particolare, poi parliamo di opere scritte per lo più nell'Ottocento, massimo primo del Novecento. La letteratura e la musica sono entrambe due forme d'arte, non sono aliene l'una all'altra. Le canzoni hanno bisogno di un testo e io, per deformazione professionale, diciamo così, sono molto sensibile dal punto di vista della scrittura, perché mi piacciono i testi costruiti bene, mi piacciono i testi che abbiano un significato e ovviamente anche una poesia. Questo per quel che riguarda, diciamo, il mio modo di essere. Noi abbiamo avuto dei grandissimi parolieri, soprattutto negli anni passati. Io faccio sempre l'esempio di Tenco, oppure di De André. Hanno scritto dei testi che, se non sono poesia, si avvicinano molto alla poesia. Però amo citare anche un Rino Gaetano, che era intelligentissimo e ironico. E poi un Battiato. Qui siamo sul filosofico, cioè ne abbiamo un po' per tutti. Generi tipo il rap oppure la musica trap chiaramente non possono utilizzare dei linguaggi di questo tipo, e infatti io non li ascolto assolutamente. Poi sai, un esempio che io amo fare per mostrare che cosa sia il pezzo perfetto, cioè l'unione perfetta tra la musica e il testo, è un pezzo dei La Cruz. I La Cruz lo portarono a Sanremo di qualche anno fa, si riunirono appositamente dopo un periodo di separazione e il pezzo si chiama Io Confesso. Per me è un capolavoro. Testo bellissimo, perfettamente accordato con la musica. Sono un tutt'uno. Potremmo dire che sono una musica sola o un testo solo. Quindi sono molto attenta alla scrittura anche in musica. Poi naturalmente potremmo citare un Mogol, che ha scritto per Battisti dei testi che sono rimasti nella storia. Poi Battisti in una seconda fase si è affidato a un Panella un po' più eccentrico. Questo vuol dire che la musica può anche essere luogo di sperimentazione, perché sia la musica intesa come melodia sia intesa come testo sono posti di libertà e di sperimentazione. Basta pensare a Pink Floyd, quanto sperimentavano. Oh. E così anche in ambito letterario, anche la letteratura è un luogo, volendo, di sperimentazione. Io non sono una conservatrice, io amo molto sperimentare, per quello che i miei testi, pur non essendo chissà che eccentrici, però sono particolari, e quindi io amo molto questa concordanza. Sì, no, mi sono piaciuti molto, perché appunto, come dicevi tu, sono molto particolari, ma è proprio questa particolarità che a me è piaciuta. Cioè, non è il classico, i tuoi libri non sono i classici libri di poesie che
un po' pesantini, no? Insomma, devi leggerli a volte due o tre volte per riuscire a entrare. I tuoi invece sono molto particolari, ma letti attentamente sono molto belli, cioè colpiscono. Le tue poesie a me sono piaciute veramente tanto, appunto per la particolarità di come vengono scritte, come appunto Domenica è una poesia pazzesca, a me è piaciuta tantissimo. E anche quando la rileggi una seconda volta trovi delle sfumature che ti sono sfuggite alla prima lettura. Quindi innanzitutto ai nostri ascoltatori consiglio vivamente di andare a leggere questi due libri, andare ad acquistare questi libri. Poi sotto in descrizione vi metto i link dove andarli a trovare, dove andarli a acquistare. Ma di non leggerli così tutto d'un fiato, ma magari fermarsi due o tre pagine, tornare indietro e rileggerle, perché alcune sfumature, questo è accaduto a me, arrivano proprio nella seconda lettura. Tra tutte queste poesie che io ho letto, la tua preferita? Ma non ce l'ho, se devo dire il vero, perché sono tutte delle piccole creature. Le amo tutte. Una madre preferita e un figlio che l'altro. Non ce n'è una preferita. Sono tutte frutto del mio ingegno, della mia passione, del mio amore. C'è molta simbologia, c'è molta lettura, e cioè studio, e c'è molta simbologia. In effetti quello che dicevi tu, e cioè leggerle una seconda volta, sarebbe bene, perché di primo acchito qualcosa potrebbe essere perso. D'altra parte è quello che ti dicevo prima, no? Il discorso della sperimentazione. Io non amo il parlare piatto. A me piace molto non ricamare, perché tu le hai lette, le mie sono poesie brevissime, perché io credo che si debba colpire il lettore, l'immaginazione del lettore con poche parole ma buone. E poi la poesia, non dimentichiamolo, è anche questo uno spazio aperto, nel senso che consente al lettore di trovarci qualcosa che magari non è quello che ci hai messo tu. Tu stimoli l'immaginazione del lettore, può esserci coincidenza di vedute come un qualcosa di completamente diverso, cosa che non accade per esempio nella prosa, perché nella prosa troppe parole costruiscono un testo dove il lettore difficilmente riesce a insinuarsi. E figuriamoci poi se leggi un Proust, che ti scriveva dei volumi grossi così, erano fitti 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 di parole, però aveva una grandissima capacità descrittiva. Lui era un pittore, riusciva anche a descriverti il fumo della candela che sale verso il soffitto. Io invece amo poche parole, anche perché non voglio annoiare il lettore. Sicuramente in musica il discorso è diverso, io ci penso ogni tanto, la costruzione è diversa, non è facile trovare le giuste parole, la giusta costruzione, la giusta sequenza, però è un bellissimo mondo anche quello. Io ogni tanto ci penso, perché non ho mai scritto testi per canzoni, però ti dico la verità, mi piacerebbe molto. Vedere se riesco a trasportare le mie capacità anche in quella direzione. Non lo so, perché io sono molto puntigliosa, quindi per scrivere un testo per una canzone forse mi ci vorrebbe una vita per trovare le giuste parole. Tanti cantautori non è che scrivono così velocemente, no? Alcuni il brano per la loro poi canzone a volte lo scrivono
centinaia di volte e magari a volte si fermano alle prime due righe e si bloccano perché poi non riescono ad andare avanti, perché come dici tu appunto non è facile associare le parole e poi girarle in musica, no? Quindi è un contesto molto ampio questo. Guarda, io mi ricordo di aver letto non tanto tempo fa un articolo, un articoletto parlava Malgioglio che aveva scritto tantissimi anni fa un pezzo strafamoso di Mina, che mi pare fosse Ancora, se non sto sbagliando. E hanno messo entrambi i testi, cioè il primo scritto da Malgioglio e visionato da Mina, e poi la versione ufficiale. Guarda, per ammissione dello stesso Malgioglio, il primo testo era letteralmente, a parte il fatto che erano due cose completamente diverse, ma il primo testo era veramente da buttare. Il secondo è il capolavoro che conosciamo. Questo per dire che effettivamente non è così semplice scrivere un buon testo. Certo che no. E la capacità di ricreare un'ambientazione, un momento, le sfumature di quel momento. A me di solito viene in mente, forse perché lo amo particolarmente, Tenco, che è stato un cantautore sfortunato e direi molto incompreso, soprattutto nella sua epoca. E lui portò a Sanremo un pezzo bellissimo che era Ciao amore ciao, e la sua versione non è molto bella, anche perché lui non aveva una grandissima voce, però la versione cantata in quell'occasione, Festival di Sanremo del 67, da Dalida, che faceva coppia con lui, è bellissima, e anche le versioni successive sono struggenti. Il testo, capolavoro anche quello, è stata una canzone incompresa quella. Sai, poi come tanti di quell'epoca, tantissime canzoni a primo acchito sono state un po' un pugno in faccia, come quelle di De André quando ha scritto Bocca di Rose, quando ha scritto Marinella, Via del Campo, no? Parlava della prostituta, l'hanno censurata, ha dovuto cambiare delle parole, perché comunque loro quando scrivevano molto dal profondo, che sentivano, quindi molto di pancia, molto di quello che poi vedevano anche per la strada, portavano la loro esperienza proprio da strada sulle note della musica. Diciamo che purtroppo però quei cantautori oggi non ce n'è quasi più. No, sinceramente non me ne viene in mente nessuno. Faccio fatica a ricordare un nome. Oggi io non vedo, a parte io penso, questo è un mio pensiero, poi magari nei commenti mi possono anche smentire i miei follower e i nostri che ci seguono. Credo che Morgan sia uno di quei musicisti oggi incompreso, che faccia parte della categoria degli incompresi, ma penso anch'io, sì. Che so io. Allora lui, lui è vittima del suo personaggio, anche lui non ha una grandissima voce, però è una persona molto intelligente e di cultura, però è vittima del suo personaggio, ed è un peccato perché sai, noi siamo in Italia, secondo me l'Italia è un paese ancora molto fortemente tradizionalista in tanti campi, quindi anche nella musica. Quando vinsero i Maneskin a Sanremo
al di là che adesso piacciono o non piacciono il percorso che stanno facendo, eccetera, eccetera, fu veramente un pugno nell'occhio e io apprezzai molto la loro vittoria, perché era il segnale che qualcosa era fortemente cambiato al Festival di Sanremo, cioè non eravamo più fermi al Festival di Sanremo degli anni 80 o anni 90 anche. Quindi ce ne vorrebbe di più di personaggi come Morgan, solo che nascono una volta ogni tanto e poi, sai, genio, sregolatezza, lui attualmente più sregolatezza e questo va, diciamo, ad offuscare il genio. Io, sai, in musica sono sempre stata dell'idea che, siccome l'Italia è un paese ancora fortemente tradizionalista, le nuove leve dovrebbero andare all'estero. Ti faccio un esempio: quando anni fa vinse Mengoni a X Factor, e guarda caso era un allievo di Morgan, ero convinto che dovesse andare all'estero perché aveva una voce molto particolare. E questa cosa dell'andare all'estero l'ho detto anche a proposito di altri personaggi come uscivano, perché farebbero scuola, soprattutto andando negli Stati Uniti. È come se negli anni 80, anni 70, anni 80 fossero andati in Gran Bretagna, che era una fucina della musica di quegli anni. Tanti gruppi provengono dall'Inghilterra degli anni 70-80 e hanno fatto la storia della musica, quindi quelli della nostra generazione se li ricordano, gruppi anche magari da una hit e via, ma erano, la Gran Bretagna all'epoca era una fucina di cantanti, di gruppi musicali e di brani o album che hanno fatto la storia, anche gli Stati Uniti se per questo. C'è stato un periodo negli anni 60, 70, 60, come dici tu, in Inghilterra, nacque, forse anche magari qualche anno prima, però più o meno negli anni 60, nacque il British Blues, dove appunto arrivarono i Rolling Stone a farsi notare non poco, e tanti americani andarono in Inghilterra, Jimi Hendrix uno dei primi che ha sfondato in Inghilterra piuttosto che in America, Eric Clapton è stato in Inghilterra, cioè tanti musicisti che in quel periodo, come dicevi tu prima, appunto in Inghilterra, ha sfondato veramente la musica, e qualcuno dovrebbe andare oggi a espatriare, a conoscere la musica fuori piuttosto che qua in Italia. Siamo un po' allo stallo, no? No, noi siamo ancora molto provinciali, anche nella letteratura, lo dico per esperienza. E andare all'estero sarebbe un'ottima scuola anche per imparare a stare sul palco. Sì. I nostri cantanti non sanno fare spettacolo, almeno come lo intendo io. Io, sai, parlando con Massimiliano, io ho sempre detto che ammiro i gruppi musicali rock americani degli anni 70, anche 60, ma più 70, perché facevamo l'esempio dei Led Zeppelin, ma non solo loro in realtà. La capacità di stare al palco unita unicamente con se stessi, cioè con la musica, quindi gli strumentisti, e il cantante, quindi la voce. E avevano questa capacità, era, come dico io, una musica molto fisica, non avevano bisogno di altro, cosa che oggi non è così per molti cantanti, non solo italiani in verità, anche internazionali. Ecco, questa fisicità della musica mi è sempre piaciuta, veramente, non avevano bisogno di scenografie gigantesche, di coreografie, di questo, di quello, c'erano solo i musicisti, il cantante
e la loro capacità di stare sul palco. Adesso io, come tu prima hai associato De André piuttosto che Mogol, quindi poeti praticamente italiani che hanno fatto musica, ti associo un musicista, un cantante straniero che secondo me è stato un grandissimo poeta, Jim Morrison. Qua mi tocchi sul vivo. Sì, pensa che io sono onesta, non lo sapevo che lui avesse scritto anche delle poesie. L'ho scoperto di recente, ammetto la mia ignoranza, perché un giorno in libreria mi ritrovavo proprio nel settore quello dedicato alla musica e quindi c'erano anche esposti dei libri su alcuni cantanti. Vedo Jim Morrison, un libro di in realtà anche pezzi buttati un po' lì alla rinfusa, pensieri, ma anche poesie. E io, cioè, mi si è aperto un mondo, perché non sapevo che fosse anche poeta. Anche lui era un'anima sofferta, però credo che fosse giusto così. Io ho un concetto molto particolare di personaggi come Jim Morrison in ambito musicale, ce ne sono tantissimi, una Janis Joplin, per fare un esempio, un Jimi Hendrix, ma è lo stesso discorso che per me vale anche per poeti, scrittori, attori, eccetera. La sofferenza della persona, che per un occhio esterno può anche essere incomprensibile. Un Amy Winehouse, no? Wow. Una Whitney Houston, Michael Jackson, Prince, un George Michael, per citare quelli più recenti. Questo è un tema che mi tocca particolarmente, è il tema dell'inquietudine, perché noi siamo portati a pensare, beh, avevano tutto, perché dovevano fare questa fine, perché dovevano vivere in quel modo. Ma io penso che fosse, tra virgolette, giusto così. Nel senso che se non fossero state anime sofferte, non sarebbero stati quello che sono stati, non ci avrebbero lasciato quello che ci hanno lasciato. Era il loro destino. Poi potevano morire giovani, potevano morire un po' più in là negli anni, non è quello. E d'altra parte, dalla sofferenza nasce molta creatività. Sì, la base del blues, praticamente blues, appunto i diavoli blu, tutta la musica blues, quella vera, quella rurale, quella dove colpisce l'anima, è proprio cantata e suonata dagli afroamericani maltrattati, sfruttati nei campi di cotone, quindi massima sofferenza, e dall'altra parte massima musica a livelli stratosferici, proprio come dicevi tu, no? Soffrono, e dove soffre quello che soffre di più esprime, e magari lo utilizzano appunto come sbocco di uscita dalla sofferenza, la musica, no? Aggrapparsi a questa parte. La musica nasce come modalità di racconto, e la musica poi non è uguale in qualsiasi punto del pianeta. Ci sono modi di fare suono, no? Ci sono anche i suoni tribali, certo. Hanno anche un significato religioso in alcune parti del pianeta. E nasce dall'esigenza dell'uomo di comunicare con se stesso, di comunicare con la natura, ovviamente qua risaliamo a epoche molto passate, di comunicare anche con gli dèi. Per noi oggi la musica può essere sostanzialmente divertimento, non lo è per tutti, per i dannati, come dico io, è una modalità di comunicazione. E quindi non è esclusivamente
divertimento, ma lì, sai, dipende sempre da come uno intende le cose. Io consiglierei vivamente i più giovani di andarsi a leggere, a studiare i testi dei cantautori degli anni 70, 60, italiani e stranieri, per imparare che cosa significhi scrivere. Non occorre necessariamente andare a scuola per imparare, basta andare in una libreria e acquistare un libro. Imparerebbero tantissimo, imparerebbero anche a parlare, imparerebbero parole nuove, perché oggi i giovani hanno un linguaggio fortemente limitato. Quindi questo, come vedi, è quello che ti dicevo prima, no? La connessione tra due mondi, musica e letteratura, non sono due mondi separati, si potrebbero dire tantissime cose in merito. Io recentemente mi sono acquistata anche un libro che parla di Tenco, visto che lo amo tantissimo, non vedo l'ora di leggerlo, per scoprire la sua anima, come nascevano i suoi testi, cosa voleva comunicare, come voleva comunicare, perché ricordiamoci che la musica è cosa voglio comunicare e come voglio comunicarlo. Scrivo una canzone romantica, ho un testo romantico. Scrivo una canzone heavy metal, ho un testo heavy metal. Di lì anche la difficoltà di costruire un testo adeguato alla musica. Non è assolutamente facile, no. È una sfida. Sì, sì. Però è bella questa cosa, appunto, che unisce le due arti, no? Quindi la musica, la letteratura, le vedo molto vicine. Il mese passato abbiamo intervistato una pittrice strepitosa, no? La Simone Impellizzeri. Lei, parlavamo appunto anche con lei di questa cosa, è un'arte con la musica, anche quello che unisce molto, no? Il disegnare, il dipingere e la musica. Quindi sto imparando, conoscendo voi, fenomeni, per me siete dei fenomeni pazzeschi, che io sono una capra a scrivere e peggio ancora una capra al quadrato a disegnare. Parlare con voi e scoprire appunto questa vicinanza dell'arte, scrittura o pittura, alla musica che io adoro in assoluto. Non finirei mai di leggere libri che parlano di musica, cioè io praticamente vivrei a pane e musica. Non lo posso fare, purtroppo, però questo è il mio obiettivo. Ed è una cosa meravigliosa, quindi conoscervi per me è stato fantastico. Ringrazio ancora il mio amico socio Massimiliano per averci fatto conoscere, e direi che siamo arrivati a una certa ora, e così almeno cerco di non annoiare troppo i miei follower, se no mi tirano le orecchie. Però mi è piaciuto molto questa sera fare due chiacchiere con te, conoscere il tuo mondo letterario, e grazie per avermi appunto dato la possibilità di leggere i tuoi due libri che mi sono piaciuti tantissimo, e questi prima di metterli via li rileggerò ancora, perché so che troverò altre sfumature. Consiglio a tutti voi amici di andarli a leggere, ripeto, qui sotto in descrizione vi metterò il link dove andarli a trovare. Cara Alessandra, grazie per essere stata con noi. Sia una prossima volta, magari quando uscirà l'altro libro. E noi salutiamo tutti quanti quelli del gruppo Salottino Blues di Facebook, ma tutti quelli, in particolare Massimiliano. Lui ormai per me nel mio cuore non uscirà facilmente. Amici, lunga vita al blues, ci vediamo lunedì prossimo. Buonasera a tutti. Ciao Alessandro. Ciao.